Oggi è 10 dicembre e vogliamo ricordare un altro dei simboli del Natale, il presepe. Abbiamo scelto quindi un altro artista, in questo caso Giotto, che nel 1293 dipinge ad Assisi, nella Basilica Superiore, episodi della vita di San Francesco e non può che rappresentare il famoso presepe di Greccio, quando nel 1223 San Francesco dà vita al primo presepe nella storia, un presepe vivente. Giotto traspone l'idea di San Francesco nella città di Greccio in un contesto religioso, quindi immagina un presepe dentro una chiesa. E lo immagina in un transetto, in uno spazio dedicato ai sacerdoti, alla liturgia, mettendo fuori dal transetto, quindi dall'altra parte del recinto, per intenderci, le figure di queste donne e le figure di altri personaggi che non erano ammessi nella liturgia medievale alla celebrazione all'interno dello spazio dell'altare. Inserisce una croce che guarda i fedeli, inserisce un pulpito sempre rivolto verso la navata e inserisce un ciborio, un elemento architettonico coevo del suo tempo, rappresentato qui a Roma, per esempio, da un grande architetto, Arnolfo Di Cambio, scultore architetto, e che ne realizzerà due esemplari, uno a Santa Cecilia in Trastevere e un altro a San Paolo fuori le mura. Il presepe di Giotto è un affresco del suo tempo, dove lui inserisce uomini e donne contemporanei, francescani nell'atto di sbadigliare, immaginate anche la notte, la veglia di Natale, così come panneggi, ombre, luci, dà vita ad una narrazione quasi teatrale, per rendere il presepe qualcosa di più vicino a noi, dove inserisce la figura di San Francesco e il legame con la sua contemporaneità. È forse il primo artista nella storia che riesce a dare un carattere reale e contemporaneo così forte ad un episodio sacro, mettendo colori, luci, realtà nell'opera d'arte, nella quale i suoi concittadini, ma i suoi coevi riusciranno a identificarsi. È il primo artista di un'arte reale ed aprirà le porte al secolo successivo, che poi nel 400 diventerà il grande Rinascimento.